Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui a presentare un nuovo acquisto del Tacchi. Ci ha preso il vizio. Trattasi di casco Scorpion Exo R1 Evo Carbon Air Supra. Cominciamo subito con l'unboxing, cioè vi faremo vedere cosa c'è nella scatola quando comprate questo casco. Perché credo che vi interessi cosa c'è dentro, anche se la scatola è bella. La scatola è molto bella, devo dire, questo nero sembra un po' di carbonio. Un po' il carbonchio. Carbonchio. Il carbonchio, sì, c'è i caschi in carbonchio. Apriamola! Questo vi si fa vedere dopo. E si mette qui, che questo... diciamo, si può intuire cosa c'è qui dentro. Però, un sacchetto. Un sacchetto, fra l'altro, molto bello, devo dire, perché... Senta, signor Giacomo. Ci facci sentire... imbottito. Senta, signorino. Imbottitino. Per non prendere freddo d'inverno. Non so se vi siete accorti, non so se ve lo aspettavate, perché lui questa cosa non se l'aspettava. Avete visto che c'è? Dio nulla, Poi ci abbiamo un altro sacchetto e dentro questo sacchetto ci dovrebbe essere, se non mi hanno fregato, mi hanno dato il mattone, la seconda visiera. A vederlo più che un mattone ci poteva essere una banana. Oscurata. Visiere oscure. Super view, super wow, super grounds. E questa la mettiamo qua. Prenda, signor questo? Giacomo. Sì. Questo qui. C'è questo qui. Questo qui trattasi di pin lock, ovvero viserina interna per evitare l'appannamento quando il Tacchi lo userà di gennaio o febbraio con la neve e con il gelo. Poi dipende dai gusti, c'è l'appannamento, l'accioccolatamento, l'affragolamento, l'accremamento. Poi ci abbiamo manuale di istruzioni, perché non è facile mettere su un casco. C'è manuale di istruzioni e un altro libricino di peccapissi. Quindi andiamo a vedere, a questo punto c'è anche questo, c'è un pezzettino di polistirolo. L'ha preso lui. Andiamo a vedere nello specifico questo casco, ma ve lo illustreremo con i 12 comandamenti di Scorpion. Eccoci qua, ce lo presenti. Casco Giacomo, casco Dindino, Dindino, casco Giacomo, casco. Piacere. Piacere. Presentato. Allora, prima di tutto ve lo facciamo vedere, lo togliamo dal sacchetto. Ta-da! Carbonio ce n'è. Carbonio ce n'è un monte. Anche Scorpion ce n'è. Un monte. R1 c'è. Un monte. A posto. Un monte. Bustina, come abbiamo detto prima, molto ma molto bellina. E ora vai con i 12 comandamenti di Scorpion! Calotta TCT. Sviluppato in esclusiva da Scorpion, il nuovo e rivoluzionario sistema TCT Ultra offre una protezione senza eguali. Estremamente leggera la calotta, in caso di impatto consente un maggior assorbimento dell'energia grazie alla sua capacità di deformarsi. Sistema AirFit, sistema di gonfiaggio dei guanciali. Interni Quick Witch 2. Interni estraibili e lavabili in materiale ipoallergenico con trattamento antibatterico ed elastico per garantire una traspirazione ottimale. 3 misure di calotta per ottimizzare peso e comfort. Pinlock 100% Max Vision, dotata di un rivestimento antigraffio alla superficie interna predisposta per il montaggio della lente Pinlock 100% Maxi Vision. Sistema Elip Tech 2. Facile, sicuro. La visiera si cambia in pochi secondi senza bisogno di alcun strumento. Assicura una perfetta tenuta. Sistema di ventilazione. I sistemi di ventilazione appositamente progettati per un flusso d'aria ottimale per massimizzare l'aria fresca e accelerare l'uscita dell'aria calda. Alloggiamento altoparlanti. Gli alloggiamenti laterali nell'EPS sono predisposti per posizionare gli altoparlanti dell'interfono. Quick Fit. I guanciali interni Quick Fit permettono un facile posizionamento e rimozione degli occhiali.
Guanciali sagomati con tre dimensioni. Sagomati tridimensionalmente sono composti da schiuma a tripla densità che si adatta alla forma della testa del pilota per un miglior comfort e vestibilità. Sistema di sgancio rapido. In caso di emergenza, le linguette posizionate sotto il bordo collo permettono una facile rimozione dei guanciali interni da parte del personale medico. Bordo collo antirumore, disegnato per ridurre il rumore dell'aria all'interno del casco. Yeah. E ora ve lo facciamo vedere un pochino da qui. Ci abbiamo la presa centrale sulla capoccia, la presa centrale sulla bazza, visiera che si apre e si chiude. Dietro c'è il dietro. Come potete vedere, dietro c'è il dietro e davanti il davanti. C'è il davanti. Credo che sotto ci sia il sotto. E ora vi faccio vedere una cosina molto bellina. E ora non resta altro che fare una cosa molto godereccia. Dal nuovo casco è tutto. Vi salutiamo di brutto. Ciao!